Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi vedremo una top 5 delle migliori che preferisco tra quelle rilasciate su Xenoverse Mods e non. Ovviamente di mod ce ne sono veramente tante e classifiche del genere ne potrei fare praticamente per mesi. Però ho deciso di fare questa classifica con mod che sono utili ma allo stesso tempo fighe. Inoltre che comunque aggiungono dei personaggi che mi piacciono e che non sono ovviamente presenti nel roster originale di Xenoverse. Niente, detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione. Inoltre volevo, prima di iniziare il video, ringraziarvi per il supporto enorme che mi avete dato nel video dove appunto parlavo dei problemi del canale. È stato veramente un supporto che mi ha fatto tantissimo piacere e di questo ve ne ringrazio, e talmente tanti commenti che non riesco neanche a rispondere a tutti, quindi semplicemente un grazie veramente di cuore da parte mia. E niente, ora finalmente possiamo cominciare con il video. Alla quinta posizione troviamo la mod di un personaggio di un OAV, ovvero di un film non canonico di Dragon Ball. Stiamo parlando del Dottor Willow. Io raga, vi giuro, questo personaggio lo adoro. Non lo so perché, mi piace veramente come personaggio. Su Tenkaichi 3 lo utilizzavo spesso e sinceramente lo vorrei vedere veramente fatto su Xenoverse. Questo perlomeno è quello che pensavo fino a circa qualche mese fa. Onifox però ha ovviato a questo problema e l'ha realizzato come mod su Xenoverse ovviamente. Devo dire che sono rimasto positivamente colpito perché non solo ha fatto un ottimo lavoro, ma il modello non è come uno potrebbe fare tranquillamente preso da Budokai di Tenkaichi 3, mette quel modellino vecchio, il modello vecchio, antiquato, e finisce lì, perché allora lì non è neanche un lavoro che non è decente come lavoro, perché tu prendi un modello vecchio e lo adatti, fine. Senza magari migliorarlo minimamente, quindi diciamo che queste mod così diciamo che non mi fanno impazzire. Invece Onifox ha proprio fatto il modello inizialmente preso da Tenkaichi, ma l'ha quasi rifatto da zero, prendendo elementi penso dal gioco, ora non lo so, non andrò nei dettagli, ma l'ha fatto quasi da zero e ha fatto un lavoro assurdo, realizzando una delle migliori mod mai fatte su Xenoverse, a mio parere ovviamente. Ha qualche skill custom, il moveset è abbastanza adeguato, e devo dire che è veramente, veramente molto figo. Sono rimasto stupito da questa mod quando l'ho vista e beh, sia perché mi piace il personaggio, sia perché è ben fatta, e sia pure per come è stata realizzata, questa mod si merita quindi il quinto posto. Al quarto posto troviamo Liquir, fatto da... Mastaclo? Ah no, Masco X! Ovviamente si scherza, regà. Il nostro caro Masco ha sfornato un personaggio abbastanza difficile da fare. Devo dire che mi piace sia per il design sia per come è stato realizzato da Masco, che ha pure fatto delle skill custom veramente molto interessanti, soprattutto la spada di Ki, che diciamo che è molto fedele all'anime, peccato però che sia stato costretto ad utilizzare il moveset di Black. Sarebbe stato bello magari un custom moveset, ma ovviamente non è possibile perché ce ne sono poche animazioni con la spada e poi comunque Masco ancora non aveva imparato a fare dei custom moveset. Però penso che sistemerà questa mod a breve, non ne sono sicuro, ma mi pare che me ne aveva parlato di rifare alcune mod. Comunque, diciamo che il personaggio già in sé, come ho detto prima, mi piace, poi guardate com'è ben fatta la mod. Probabilmente vi starò mostrando qualche gameplay in sottofondo, ma comunque, guardate com'è fedele e com'è ben fatta. La peluria non è fatta piatta, è fatta bene, come i simboli, come tutto il resto. Quindi diciamo che è una posizione veramente molto meritata per Masco, GG per lui. Passiamo alla prossima posizione. Al terzo posto troviamo l'arena del torneo del potere che abbiamo visto in Dragon Ball Super. Personalmente non mi aspettavo un lavoro fatto così bene. Infatti questa arena è proprio fedele all'anime. Certo, ha alcuni difetti, non è interamente giocabile. Però è un'ottima partenza ed inoltre è fedelissima. Parlando dell'arena, notiamo che ha tutto, ha il Daishinkan, ha Zeno e le sue guardie, ha la cupola dove è presente appunto Zeno che assiste al torneo, e ha pure gli spalti che sono riprodotti molto fedelmente. L'arena è fatta benissimo, il pilastro non è solido, appunto si può oltrepassare, però questo è un problema dovuto al fatto che gli stage sono molto complessi da editare. Però tutto sommato diciamo che va bene, diciamo che è molto figo. Inoltre l'arena, come ho detto prima, forse non me lo ricordo se devo essere sincero, è presente in formato X2M, quindi può essere aggiunta. Inoltre ha portrait tutto funzionante, ha il nome pure in italiano e in tutte le altre lingue. È perfetta, veramente una delle migliori mod. Certo,
C'è il problema che tutta l'arena appunto non può essere giocabile, dato che ci sono dei limiti nelle mappe. Però diciamo che ci sono due versioni che possono ovviare al nostro problema, ovvero una più piccola, dove appunto i personaggi si affrontano in un'arena rimpicciolita, ma comunque ben fatta e che permette di girare tutta l'arena, e invece una mappa dove i nostri personaggi possono scontrarsi però in una piccola porzione dell'arena, che però è stata resa molto più grande. Inoltre dimenticavo di dirvi che è pure presente quella sorta di sole che illumina il tutto, ed è pure funzionante. Veramente figa come mappa, accurata, bella da vedere, veramente. Una delle mod migliori mai fatte su Xenoverse. Ed eccoci qui finalmente al secondo posto. Troviamo una mod di Loris Cangini, un modder che mi fa veramente piacere seguire perché fa sempre mod per il CAC ma ben fatte, e notiamo in questa posizione una mod veramente molto interessante, ovvero Everything Colorable Complete Edition. Voi mi starete dicendo: ma che cos'è questa mod? È semplicemente una mod che permette di colorare i costumi del CAC come vogliamo. È una cosa che è sempre mancata in Xenoverse, ma Loris ha sistemato questa problematica appunto facendo questa mod che, attenzione, non è ancora completa, dato che ancora deve fare alcune razze, però comunque già è un'ottima base ed inoltre è ben fatta. L'unico problema forse è che le mod, anzi i costumi, non sono in formato X2M, ma è una cosa che probabilmente Loris fisserà, dato che potrebbe fare dei X2M in futuro una volta che avrà finito tutto. Fate una cosa, andate su Xenoverse Mods, sicuramente la troverete, è la mod Everything Colorable Complete Edition. Scrivete a Loris di farla in edizione X2M. Ciao Loris, se stai vedendo questo video, mi raccomando, ti prego fai l'X2M, perché ti giuro io sono fissato a queste cose. Comunque, a parte gli scherzi, torniamo a noi e passiamo alla prima posizione. Ed eccoci qui infine alla medaglia d'oro, alla prima posizione, la posizione più alta nel podio. La mod che si trova in questa posizione è di Lazybone, New Transformations Added Skills. Cos'è che fa questa mod? Semplicemente è un pacchetto enorme che aggiunge diverse trasformazioni, attenzione, per il CAC. È un lavoro assurdo, ha delle aure custom, delle animazioni custom, delle inquadrature della telecamera custom. Sono fantastiche queste mod, ve lo giuro, mi fanno venire la pelle d'oca per quanto sono belle. Comunque, questo pacchetto contiene Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Blue Kaioken, Super Saiyan Rosé, Super Saiyan Rosé Kaioken, che ha un'aura doppia e custom, Super Saiyan 4, Super Vegeta 4, Super Namecciano con due stadi, quindi Super Namecciano e poi forma con gli occhi rossi lì, Super Saiyan Rage, con l'aura custom ovviamente, Potenziale Divino, che è uno stadio divino del potenziale liberato, che è molto figa come idea, le forme della razza di Freezer, la forma di Cooler, Super Vegeta 3, Super Kaioken, quindi Super Saiyan e Super Kaioken appunto. Inoltre poi abbiamo Super Saiyan All, che è presente in due variabili, ovvero con tutte le forme tranne Super Saiyan 4 e con una variabile che presenta pure Super Saiyan 4. Ed inoltre poi abbiamo sempre questa skill con la variante però che, anziché esserci il blu, c'è il rosé, quindi diciamo una versione ancora più divina. Poi abbiamo la trasformazione in Great Saiyaman, la trasformazione in Super Buu, l'Ultra Istinto ed infine il Turn Golden, ovvero la forma dorata, però Final Form. Poi abbiamo pure dei personaggi che possono trasformarsi con queste trasformazioni, abbiamo ad esempio Goku che può diventare Super Saiyan 4, Trunks del futuro che può diventare Super Saiyan Rage, Cell che dalla forma base diventa perfetto e super perfetto, Freezer che diventa appunto che si trasforma nella forma finale, nella forma full power e nella forma dorata, poi abbiamo Piccolo che diventa gigante, lo stesso vale per Slug, Zamasu che si trasforma nella forma mezza corrotta e poi diventa gigante, e tantissime altre. Veramente una mod fatta benissimo, una delle migliori fatte, e devo dire che si merita questa posizione a mani bassissime, veramente GG per Lazybone, ha fatto un lavoro assurdo. E niente ragazzi, questa top finisce qua. Diciamo che queste qua sono le mie mod preferite, non le vostre. Quindi magari se avete delle idee, se preferite altre mod rispetto alle altre, se avete una vostra personale top, fatemela sapere qua sotto nei commenti, dato che mi farebbe piacere instaurare appunto una discussione con voi fan. Niente ragazzi, lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici.
Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo i video, entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione, inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io, insieme ad alcuni fan, pubblico degli aggiornamenti riguardo al canale. Ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella! Oh,